Buongiorno amici all'ascolto di Radio Marte, è sempre il vostro Dino Piacenti. Un saluto a tutti i marziani e le marziane d'Italia. Il caldo è torrido, non si parlava di un caldo del genere da almeno 20 anni, almeno così dicono i TG in questa giornata. Sono tutti al mare con le proprie famiglie, quasi tutti. Ecco qua, oi, questo è il posto giusto. Proprio a retta la curva e macchina arriva là e noi stacatangate e castigammo. Oi, questo è il posto perfetto per il posto di blocco. Buono! Buono, fa presto, muovete! Ma adesso! Ma proprio laggiù devo mettere la macchina! La macchina deve stare nascosta! Se no ci verranno, rallentano e noi siamo qua a perdere il tempo. Fa presto, muovete! Mannaggia la cartarella, mannaggia la cartarella, mamma rasa letto gioco, sono una zuppa di sudore, ma lascia su, su. Lascia, adesso la pallina. Ma quale pallina? La pallina, avevi la pallina. Ma quale pallina? Avevi la pallina? Avevi la pallina? Avevi la pallina? Ma quale tennis? Sto facendo una prova con il carabiniere quando ferma la macchina ad essere elegante, ad essere stilizzata. Ma c'è un si vi quando avevo tennis, non so. Tu che avevo tennis? Fan presto, va, sistemiamoci, comincia la giornata di lavoro. Ma che fatti, mi sei l'autovelox là? Ci dà la verità, ma c'è la morte sua. Ah, sta bella, eh? Ci deve sta bella. Stiamo arredando la piazzola, stiamo arredando. Perché non sta buono? Ma ti pare mai possibile? L'autovelox sta là e noi ci mettiamo qua. A quale è il nuovo problema? Ca, chi si può essere l'autovelox? Fa presto, muovete! A da mettere qua? Certo! E mo' io ho più. È vero buono, te la mette chi ci vuole, eh? No, non vuoi muovi tu a chi, ma lascia, non me ne caricato, no? Pensate, No, quanto mai, ma lascia, vuoi di una certa età, ci mancherebbe, mannaggia, la fella, ma biscottuata, mannaggia. Mamma mia, ma lascia, sono con una zuppa e su rosso. Ho visto. Mamma, ma già ci sei bravi, ma già ci sei. Sulla laterale, coppa a destra mia, pepperepe, Sant'anno, Gichinolo. A parola! Ma fa presto, muovo, ho detto cose qua, oi. Esce, fa pazienza. Ma quella pazienza, non è che c'è ne pazienza. Aggiamo il trucco? Sì, loco, oi. È l'ultimo? Sì. L'accendiamo, eh? A voce mia, no. Esce, facciamo pazienza. Oggi, oi, oggi, oi. Ma che stai mettendo, un brullone? No. E come la gioco? Allarga il coscio! No! Il coscio della cavalletta! Allarga il coscio! No, proprio piacere, ma che è difficile la giornata, già fa cavere! Già ti pacizzi, ma c'è... Ci sono proprio cagliop! Ho visto! Ma stai sempre così per chi l'ho fatta là! Ma ci ti pensavo, ma c'è... Ma dico io, com'è possibile? Sono 2 anni che vanno a questa storia. Ah. Com'è possibile che non hai trovato il coraggio di parlare con tua moglie? Non è facile, ma c'è, non è facile. Ho capito, ma se tu continui a così, che è chiaro che continui a tabuffare le corna? Ma perché secondo voi è sicuro? Sicurissimo. Oh, ma c'è, a voi piace proprio sfuggire un cucino dove andate tu? Non fa l'amdazza, buffo, buffo. Ma dico, tu fui un carabiniere? Com'è possibile che non ti è venuta la voglia di indagare? A me la voglia mi è venuta. Io ho coraggio che mi manca. Ecco. E per questo motivo, per questa tua vigliaccheria innata, che ti mettono qua, oi, i 15 agosto, coppa a Basentana, annanza un autovelox. Lascia, dici proprio a me, me l'ha capito, proprio a me. Proprio a te. Con tante gente, con tante gente. Con tante lauree. Tante lauree. Lascia, ma non stai vieni poco? Sì, sì, perché è vero. Certo. E dici una cosa, lascia. Voi qua che ci facete? Ma tu vuoi mettere? Tu con me? Io voglio mettere voi, voi siete vecchi. Ma chi sapete? È un modo di dire, no? Tu vuoi mettere con me per modo di dire? L'anno che bene, ma che in pensione! Ah sì? Ho finito la mia attività lavorativa. Ah. È per questo motivo che ho scelto di fare coppia con te. Ah, e cagliate coppia? Ma che stai facendo all'oco 3? A coppia con voi? Ma mettete da un'altra parte, è proprio a casa. Ma non la mangio mai! Ma vi rarote a mettere, fammi regolare sto coso, ehi! Chissà come so, mamma rasa letto. Con tanto spazio, proprio a casa. Vai. Ah, che resta un'ombra, cannazzo. Schiatta, ma. Schiatta.
Quelle avanze. Selfie, vai. Mi direbbe che ero un cuo frena multipla. Leva da là con nazi. Sto regolando la cosa. Ma questo buono, ma c'è, non faccio mai. Ma che c'è, fai fotografie. E dove ti metti? Ah, nata pa, va a pazziare, nata pa. Ma pazziare, dai pazziello, facci sempre il pazziello, loco. Mamma mia, da fuori servizi fotografici, ca. E che calore, ma c'è. Fa caldo, è vero, sono con una zuppa e sruro, ma c'è, mamma mia. Già lì, che sono fatte. Uff, ma c'è. Posso togliere il cappello? No. No, 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 non volevo capire. Perché non volevo? Metti che passa qualcuno, no, 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 no. Ma chi ha dopo questo di 15 euro? Un superiore, qualcuno che sta andando al mare con la famiglia. I superiori stanno a mare già a 15 euro, ma c'è. E comunque un cappello dove lo hai, chiaro? Non ce lo ho. La divisa è divisa. È divisa. È divisa, ma con un cappello una parte, qua sono nati la camicia nata. No, no, e a sta così, uno che rappresenta i carabinieri, c'è da stessi tu. E sono qui, schiettami i calore, sotto sole, 15 euro. Sono una zuppa e sono... Marisciano. Pronto? Sono il maresciallo Capozzo, chi ha il telefono? Chi è, maresciallo, chi è? Pronto? Chi è? Pronto? Chi è? Chi è? Ma ci stai nessuno qua, E poi hai detto pronto. Tu mi hai dato il telefono. Che naso un altro proprio. Io credo che ti arriva la vibrazione, se naso un altro che muore a fare. No, maresciallo, volevo ricevere, che mi arriva qui, A chi? A mia moglie. Chiama tua moglie, è carina. Hai ci trovi parole lì, come ti chiami, dove stai di casa, quanti anni hai. Ma faccia la carta d'identità, che dici? No, ma c'è, hai ricevuto, per caso stai pensando di tradire tuo marito? Dammi cara. Chiamalli. Il numero è 338-26-26-15. Conosci il numero a memoria? E certo che lo conosco. E come è che conosci tu? In caserma il numero di tua moglie te ne ha tutto quanto. Tutto quanto il numero di mia moglie. Certo. E perché te ne ho il numero di mia moglie? No, casomai ti viene un infarto. A me? Vai sotto una macchina, ti sparano. Da per te la famiglia, sei no? Sei preoccupato. Sta zitto, sta squillando. Pronto? No. Pronto? Roberta? Chiaro, Roberta, siete, volevo sapere una cosa, ma tu ci metti sempre il corno a tuo marito? Ha una risposta, bro. Sta squillando ancora. Sta squillando ancora. E come è che non risponde, Mariscia? Brutto segno. E perché, Mariscia? Sarà impegnata. A fare che? È impegnata con qualcuno, a fare qualcos'altro. Meglio qualcos'altro che con altri, Sì. Roberta? Mariscia. Sì. Non dite che siamo insieme. Sto facendo il turno con tuo marito, sì, ce l'ho qua. Che il Boris, perché non mi ha chiamato lui? Ah, vuoi sapere perché non ti ha chiamato lui? Non ho capito. Un attimo solo, Roberto, che già fa? Vuotne scusi due smartphone. Ah, si è ricevuto in italiano questa cosa? Come no? Vuotne scusi in due smartphone. Lascia perdere, rimetti prima. No, non ti ha chiamato perché... Perché? Perché usano Cristiani e capillo, usano Cristiani e corno, usano Cristiani e corno, sì, assai. Amore, che lo lasciate la capo pazziele, che si fa, ma ti senti la capo pazziele, sono da fuori. Pronto, amore, pronto, Mariscio, non ci è. E certo che non ci è, che non ha risposto proprio. Mariscio, io ho un presentimento. Qual è? Io penso che a voi la pensione ci arrivate proprio. Perché? Vaccino prima. Ma te ne vai. Fammi tutti questi la rovino! Mi arrendo! Oh Mariscia! Hai fatto proprio. Si dà scoprire fa sulla uccia di le ultime gare. Ma io mi sono fatto giallo, oh Mariscia, dietro me. Chi squadra? Oh, ma che fai vissuta così? Guarda la tua mamma appucciata, la canna tira, ma roi! Ma ci ruota la divisa, ho visto, ma perché te le ruota? Sono rimasto a pere che la maglia. E chi c'ha zecca? Un rimane a pere, se le va la divisa. E io ero tutta la maglia, vestito da carabiniere, vestito così, c'è una figura in mezzo, ma sai. Ma perché vestito così non la fai una figura in mezzo? Perché con sto buono così. Maresciallo, posso mettere pure io a così? No, arrova! Non segui il cattivo esempio. Ci metto con obbligatoria, ma bella, sta la macchina in decana, la bacia a 200 metri da qua. Voglio una cosa, perché un batta la macchina? Ma che sono fatto? Voglio un batta la bretta, io a sedia se ci butto. Tu sei appuntato, io sono brigadiere, capito no? E tu che lì a fa? Hai pigliato e a buttocca. E te l'ha pigliato, io a sedia ci butto. Ma Riccio, vedi da chi sta... Oh, è seduto un maresciallo. Buono, ce con te. Con me, aggiungi un maresciallo. Apri la macchina obbligatoria e porta la casa. Dicevate prima, maresciallo, agli ordini, contro, maresciallo, contro. Ma che lecchina che è, mamma mia. La verità è che non si rispettano più i gradi.
Oggi sono 40 gradi, camarista. No, no, i gradi, come ti ho già spiegato, i gradi. E pure mi ha chiesto a pintare la spalla con i maresciallo, che è l'aria condizionata. Ma quale la macchina, capito? No, t'abbia fatto, l'aria condizionata ti acchiappa a bocca, che la bocchetta, lascia per, fa capra, ho capito, fa capra, ma che se niente, no. E avremo che arriva l'anticiclone all'Africa. Hai ragione, ma lasciava, chi l'ho fatto andare a Pute di Porto, no? Chi ne sa venire, Ciuretti, non arrivava più niente. Ma andare a Pute di Porto, ma arriva un che... arriva un che arriva, capito? Ma non ti mettere in mezzo... L'OMG, mo, alla fine là, sono andato a pigliare un metro, coppa, no, pigliano l'anticiclo, metti due sicci, non può parlare queste cose, tu, non sei all'altezza, lascia perdere. No, che cinguaina a noi di salute fisicamente, basta, capito? Basta così, lascia perdere, non affronta questo argomento che è complicato. Ma diciamo, perché ci siamo messi piccolo? Questo è il posto giusto, ehi, vado là. A rete la curva. Guardala, ma guardate qua, guardate che curva stanno là, guardate che farà costiera malfitana, ma riccio, a dare il suo velo, ti piace un nonno, la canna vecchia, la canna vecchia, la canna rappata. Ma ti metti a parlare che prostituta? Stiamo a 30 euro la felicità, ma riccio, così te la manate i coriandoli ogni tanto, ci dobbiamo creare, ma vuoi farne io no? Oh, no, sto vagione. Uaglione, a sua china poca da morire, uaglione. A proposito di morire, sei proprio un murtori che hanno ma certo, certo. Che sei a Basendano, quando vedi passare due persone, 15 a Ussa, che camminano, stanno festeggiando lo scudetto Rai Juventus. Napoli? No, Rai Juventus, caso tutto quanto Juventina. Guarda, un maro favorito portafogli su Mariuolo, ma c'è zicche. E i guandini su Mariuolo, sì, ma mica si arrobbano i portafogli, si arrobbano gli scudetti. Ma diciamo, all'occasione fa l'uomo Juventino, ma diciamo. Sì, che c'è l'invidia che ti fa parlare a te. Ma l'invidia, è soprattutto per l'invidia. Invidiosi della grande Juve. Ma tanti, piace... tanti chi sanno, chi sanno. È una tanna che si hanno pigliato il CR7, faccio vedere ora arrivano. Ora arrivano la Ferrovi. Che c'è zicca la Ferrovi? Il CR7 fa piazzare di chiave Ferrovi. Ma il CR7, Cristiano Ronaldo, il più grande calciatore del mondo. No, Mariscià, no, mo a cavaggio contro a D. Perché il più grande calciatore del mondo, anzi era uno. No CR7 e non voglio fare manco un nome, ma dice non lo faccio, è inutile, lega corotolo ritto cuore, lascia perdere, mangiamo con burro su fatti, lascia perdere, lascia perdere, perché CR6, ma che nana fa lo CR6? Ma avete capito che Valentino Perez, capite Valentino Perez? Certo, chiamai a De Laurentiis, che taurega a chi sto io, Valentino Perez parla così, ma quando mai chi è spagnolo? Perché i quartieri spagnoli uno parla, non ci capisco. Ma chi dice, tu, non lo so, ma vediamo un attimino, devo parlare di chi si chiede, Laurenti, sì. Chi la chiama così? Chiamano così, usa c'è a me mangiare. Non usa c'è chi usa, ma chi? Non lo so, vediamo un attimo, bello con Jacqueline. Io ti chiamo Jacqueline, ma fa su Cristiano Naime, non lo vuole, che ne c'è fa, chi? Che le parla francese? Se è francese, chiaro. Non volevo, fai tutto quanto. Non volevo, chi dice, non volevo, prima non lo manca, ma non vogliamo dire, perché non lo volevo, no, perché andava pigliato, ma l'hanno mia, posso accusare la vincevo, ma naccia morto. Poi mi ha detto, chi l'ha, mi ha detto, nonna, si via la pensione, qua. Ancelotti. Ci ha venuto in guaio, è venuto a Marcellino, da l'Anzogno, a birra, capito? Si via la pensione, se ne è giù. Ma non ce n'è per nessuno, Mariscia, c'è Ringhio! Gattuso, un tacco di catene in panchina, so smagni i cosci di calciatore quando passano con palla a fascia laterale. Però speriamo che con Gattuso sia affrigato, capito? Per tutto, se no che affrigo lo scudetto, vince primo Casoria e poi Napoli. Ma io direi che non capisco, questo allenatore. Chi manca il giocatore, non ha capito ancora. È figlio il problema, però io quest'anno, vire Caterica, abbonamento non me lo faccio. Un pazziato, però. Voi siete sempre stato abbonato. No, ma quest'anno è evito. No, Mariscia, voi siete tutto abbonato. No, che stai dicendo? Abbonamento al calcio Napoli, tutta la famiglia vostra, siete tutto abbonato. Abbonato è nata cosa a Napoli? Abbonato, cagito, ma abbonato, mica cagito, mi è abbonato a chi là? A proposito, Mariscia, chi sono Mariscia? Ma chi se ne capisce le macchine? Sì, quando ha già lavato la macchina chiama sempre Is. Ma state dicendo? Ha si pagato Gigino Sciacquone, 15 euro la volta, va. La prossima lo chiamo pure a chi? Allora, cosa sta venendo? Che tenere? Ma pure a me che sta Mariscia, ma da credere? Perché se ne ma fa così? Perché se ne è? Non stai ne è? Che stai facendo? Sto chiagnando! Perché chi se... Gagni quando ride, non ci capisco. Più o meno. E perché stai chiagnando? Mi ha chiamato mia moglie. Mamma mia, Mariscia,
ma chi sta pensando ancora fatto ne... ma manca la capite che la moglie era un buffico. Ma che siamo fu disegnina chi sta mannaggia no ma c'è già dei 15 agosto con papà sentano cantano tu quando amare gli unici struzzi a fatica sempre il non supporto il non supporto io oggi non puoi sapere neanche una bottiglia di vino da macchina fritta 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 fritta. Ma già ambriaco non supporto allora, no ma già ambriaco allora, oh. Sapere, Marisha, poi noi siamo in servizio faccio sto servizio e ben qui subito ben qui. Ma sei tu? Ah. Io pensavo che erano pecora. Non sto chiagnendo, ma so. Stai chiagnendo, ho visto, ho sentito. E perché stai chiagnendo? Mi ha chiamato mia moglie. Ti ha chiamato tua moglie, che ti ha detto? Che sta male con una bici. Tu pigli un cane e battendo in montagna, va? Non lo tengo un cane. No. No, no, non ci siamo capiti, no, è una battuta che ho fatto. Tu hai detto, mia moglie sta a mare con un'amica. E ha detto, mi chiudo cane e battendo in montagna. E non tengo cane. Non c'è bisogno di tenere un cane, no? È una battuta, per ci fare una risata insieme, no? Per far passare un po' di tempo. Tu hai detto, sta a mare con un'amica. E ha detto, mi chiudo cane e battendo in montagna. E ha detto, ma oi, hai capito? A chi sei voluto? Ci spiegate tre volte. Ha capito, ma non tengo cane. Non c'è bisogno di tenere cane. E come va con la montagna? È inutile che vengo a montagna, non c'è io, un modo di dire. Senza un cane. Mia moglie sta a mare con un amico, mi chiede cane e battendo in montagna. E senza un cane? Lascia perdere. Lascia perdere, non agite niente. Facciamo così, cancella file. Con il come? Piglio file e mini l'indocestino. Ero su Giustino. Ma la trovo a noi Giustino, ma il computer di una casa, non c'era niente, non hai mai visto Windows, no. Come? Ci vuole pure Giustino, ma... lascia perdere! Facciamo una cosa. Come fa? Io e te mo ci stiamo incontrando. Oh. Mo ci stiamo prendendo, fino a mo non ci ammetta ancora niente. Giorno maresciallo. Buongiorno. Come va? Buongiorno. Tutto bene? Tutto bene, stai tranquillo. Ben arrivato. Un'altra giornata di lavoro. Fa una cosa, anzi, fa una cosa. Vai da tua moglie, vai, raggiungila. No, non gioco, come vai al mare pure tu, fatta bere fatte tu, no, tanto che sta mio brigadiere, c'ho primo nu. Quando noi abbiamo un tavolino, ma Mariscia, poi Mariscia, 15 agosto, sapete oggi che giorno è? 15 agosto, fa capra, la gente sta a quattro bastoni, oh, pacca, stanno sempre l'unico che va a un giro a pisci. Ma come fai un picnic? Trimmo dritto e festeggia pure noi, ma Mariscia, poi sapere. Mettilo giù a rete, passa poco, non ci vedo, tavolino, e che queste robe che fai anche, fritto, fritto, fritto. Siamo in servizio. Ma qua servizio, Mariscia, ma chi ci vede che è un basso misciuto? Metta alla cuono, mi dà capire, Mariscia. È difficile con voi oggi, è difficile, già fa capra. Ci riempie i vini, Mariscia. Ma giusto un sorso per assaggiare. Visto un po' che l'ha assaggiato, la faccio tutta quanta la bottiglia. Siamo in servizio, poco. Buono, e la assaggio sto mele. No, 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 a me no. È buono, credo. No, no, non ci sono che la chioppa. Ma perché, che succede? No, non so. Non fatto la moglie. Mi ha chiamato mia moglie. Ma quando ti abbattono poco, fra? E ti hanno spiegato tu, ti hanno fatto di tutta la caserma, da etica che la passate... ognuno di noi l'ha conosciuta bene e ha capito che non era per te, te l'hanno detto in tutte le lingue, tu niente, sei fissata, ma come, ma io secondo me due sono che cosa, o la lascia, o ti mette una preda in gara dietro a mare a cucchiaio, rimarra, vogliamo sta bracciolo, frate, e che si spiace, ma visto quello un cilindro di vorna tu, ma non la mandassi a buffo buffo, magari tu, lascia perdere, non la prensa. Buono, va, va tu tua moglie. No, va, no, non ci va che tu mia moglie. Ma tua moglie ha dove sta? A mare con un'amica. E tu voglio cane per te di montagna. No, 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 ti fatto una battuta. No, 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 battuta in merda, ma nessuno, ti fatto una... Che? No, che? No, non tengo un cane, capì? Un cane? C'è se cuca. E come vanno qua la montagna? Non tengo cuca. No, caga Marisa, non ha capito. Che era la battuta, io ho fatto la battuta. Che la tua vita, la sta tua moglie, sta male con un'amica. Io le potevo fare la battuta, tu vuoi giocare per te li montagni. Normale. Non tengo cuca, come va che sei cuca? Non tengo cuca. No, non ci vuoi cuca, è una battuta, potevo far ridere. Oh no, potevo fare una risata. Oi, ha capito, vuoi giocare per te li montagni, hai capito? No, no, hai capito? Hai capito? E che è scemo chi? E non tengo cane, capito? Ah, sei scemo veramente allora?
Ma non ci vuole, no, come ti ha già spiegato? Ma come va? Che non ti ha cane? Non è nessuno poteva staccare, non è nessuno cane, no, ti non ci sto cane, io ci ho fatto la battuta. Ma come va a coppare la montagna senza cane? Ma non può essere. Ma diciamo, ma lui lo mettete mo, non ci capi? Cuone è una battuta, capisci che è una battuta? E allora, vedi questo cane, volta lo aspetta, attacco coppa, guardate coppa all'autostrada e non lo voglio vedere più. Senza cane? Senza cane. Oh, oh, basta, basta. Ammaro, calmano. Mo ci stiamo prendendo tutti e tre, chiaro? Bigadiero, buongiorno, oi. Tutto bene? Mamma come ti trovo? Diciamo, ben arrivato, no, sto tutto a posto, tutto perché accomodatevi, vedete un bicchiere di vino. Mannaggia la miseria, va. Oh, calore. Comunque a mare non ci va, che tu mia moglie. Non ci va, va. Buono, non ci può sì. Ho capito. Tengo i problemi mio. Questa sta da pure capire. Bisogna anche rispettare. Evidentemente chi non suo ha preso da là. Perché non vuole dimostrare alla moglie che è un debole, capito? No, 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 non è perché, non c'è perché, lo sanno tutti quanti che sono debole. Ah, lo sapete? Ho capito, giustamente, quello si presenta là all'improvviso, magari la moglie sta facendo qualche lavoro, nel senso... Oh, con lavoretta, un cinese. Sta con l'amica, con l'amica sua. Chi si presenta, capite? Va a intaccare la privacy. No, non viene perché, se non viene perché lo sanno tutti quanti che la privacy la tengo già tutto intaccato. Non viene che. Allora perché non ci vuoi? Non c'ho il costume. Ma chi te è? Tu fai che la mutanda do bagno, ma che c'è? Ma che già? Io sono carabinieri, faccio bagno con la mutanda. E perché la mia si può fare bagno con la mutanda? E se qualcuno non mi riconosce. Ma chi te sa, te? No, ma chi te sbatta guarda hai fatto tu? Batta qua dei fatti tu. Ma finita se non ci vai tu, ci va qualcuno. Vicino. E già sei aiuti. Ma non ti preoccupare, c'è un brigadiere. Brigadiere. Signor maresciallo, chiedo permesso di allontanarmi dal luogo vai, del vai, fatico. Oh, sei ancora qua, vattene, va. Oh, ma che hai fatto me? Sai, io maresciallo ci facciamo prima, maresciallo. Facciamo un brindisi a Ferragosto. Ma no, avevo finito, gli hanno chiamato questa bottiglia, qualcuno ci vede. Ma chi ci vede? Maresciallo, facciamo gli auguri a Ferragosto, è una cosa bella. Giusto un momento. Uno si fa gli auguri a Ferragosto. Velocemente, prima che ci vede questo giorno meraviglioso, sulla Basentana, il 15 agosto. Ma che fa pure discorsi, ma rubi. Discorsi, maresciallo, e poi c'è un bacio, no, ma quale bacio? Dove era possibile? Ma c'è gli auguri senza un bacio. No, porto mi auguri, maresciallo. Signore! No, no, state dicendo, c'è un bacio. Vabbè, veloce. Questo augurio di buon per agosto, a me, bello discorso, a voi, bello alle discorso. Nostre famiglie, con tanta serenità e tanta pace. Tanti fatti, no, siamo alla prima rubaccia. Amma fatti, amma fatti. E fambres! Ah, oh! Ma che schifo, che ne fai? Sai qua, dietro pure che abbiamo fatto l'acqua sentire. Ma che ci fai tu qua? Sapete che ci pensate? Ma lasciamo il primo bicchiere di vino e poi me lo va. Che se ci pensate? Ci piace proprio tenere il corno a Cristo, ma riusciamo ad agrire. Proprio tenere il corno. Vabbè, e come fa? Ha da passato tempo. Oggi hai un'altra è così, ehi. Ma cavolo, Mariscia, che mi fa? Che volevi fare? Mi fa una parte della carta. A carte? Vai, vai. Ma io, facciamo una parte della carta, vai. Vai, va. Ammazziamo il tempo, va. E allora, vai, vai. Un 3-7, va. Facciamo un 3-7 con morto. Te ti piace proprio sfogliare un uccello in tua pennatura, eh? Ma non ti lamentare, non ti lamentare se si buffo pur buono, eh? Marisha, spacca, ma che vuoi? Lascia perdere, non pensare a questa cosa, spacca, 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 hai spaccato, no? Spacco io, vai, biglio che carta, vai avanti, vai, 3 a te, 3 a te, 4 a me, Marisha, 4 a 4, vuoi fare 4, facciamo 4, 4 a te, a termo e 4 a me, oi, vai avanti, vai, 3-3, buon gioco per me, tenga una brutana coppa, sto senza spada, vai, yoga, yoga, buono yoga, va, va, coppa, ah, ah com'è coppa, non è una coppa, quasi tutti scemo, ma però, ma signor, ho palo porto due, sono che spada, no, è gioco di spada, la coppa non le mettere in terra, vai, io che spada, vai, spada, spada, vai rispondi una spada, vai spada, olio che sei a te da poppiglia, tanto è una scartina, ma ha ragione, tu sai che mano tengo il coppa, no? Sai che tengo la lunga coppa, la dichiarazione è quella, ma sai che io il coppa sempre mi faccio, comunque mi faccio, ti conviene, mi fa famo, oh no, ti conviene, ti conviene, ti conviene, siete a me, io che coppa, ti assunti un maresciallo, coppa, è meglio che pi, vai vai, io che coppa, vai rispondi, e che sei a me, ehi, ma si brutto mano a me, si brutto mano a me, è meglio che mazzate, e faccio 6 punti d'accusa e 5 faccio in domazzo, 1 c'è sto fuori. Ah, che sapete che carta, voi sapete qua. Sai che carta. Sciallo, una domandina, noi quanti uguam? Ma quando tu già hai perso, vai tu a nero. Non sai qua, hai fatto mettere pure a me, non sai qua. Faccio quanto però. Tu sei sfortunato nel gioco
Ma sei fortunato in amore. Ma guarda, ma già voi. Ah, lezza, ah, che stai, ho parlato a base in Dani, quindi c'è un calore pazzo. Pazienza. E non sa stu cos'è, autovelo, con mo schifo, ma da crea, quando è sciuto stu cosa ci ha rovinato la vita. Autovelo. Ma gli ha inventato sta autovelo. Chi l'ha inventato? La Telefunken. La Telefunken. Una grande azienda di tecnologia tedesca. Sì. Ha fatto varie invenzioni, eh. Vero. Ha inventato l'autovelox, un registratore a bobine, un televisore a colore. E che è stata la giustizia divina. Però poi che ha inventato l'autovelox e il televisore sono accattato in giù e giù. Era proprio una chiavaca. Oggi sta uno che tiene la Telefunken. Chi è che tiene la Telefunken? Devi dire qualcosa. A te chi ha la Telefunken? Tu tieni la Telefunken a colore. A colore. Come? Che lo fanno bianco e nero che ha guarda? È bianco e nero, non erano con telecomando, no, secondo me. No, telecomando no. Ui. No tank. E come cagni canà? Camazzisco. Mamma rucamma la telefunga. Chi c'è? Ma ti voglio bene. Un ospite autovelox ci ha inguaiato la vita. Come era bello, non si può posto i blocchi, voi ricordate, ma come no? Sempre tu pulito, ordinata, paletta a mano, che fa concide. Ma stiamo per mezzo di questo caspite di cose, non nascondiamo sotto i fondi, in dei cani da munizio, ma mamma una volta la gente se nascondeva dei carabinieri, oggi i carabinieri se nascondono la gente. Abbiamo fatto la canna a coppia, i maccaroni l'ho fatto. Cambiati i tempi. Maresciallo mio, venite mi fa. Questa auto con un posto di blocco si socializzava, non si socializza più. Chi si fermava che fa concilia, si è passato con Roma, un signore, io vengo a 40 all'ora, no, io va a vinto all'ora. Tipo riesce in da la libretta. Quando mai? Mi chiamavano libretta. Ma quando mai? Mai preso una mazzetta? Ma dai, sei un po' di cerutto uguale. Ma chi è libretto? Chiama io, ma c'è la libretta. A piacere, eh. Ah, voglio bene. Non si poteva camminare, i posti in blocco si fermavano tutti, ma papà teneva la Simca. Simca. Grande macchina. Bella. La Simca. Simca, papà diceva, Simca si arriva una volta senza un carro attrezzo, qua si fermava sempre, che là, nove noi eravamo, mamma, papà e nonna, tutto quanti da Simca. Mi ricordo prima, papà aveva un posto in blocco, voglio un posto in blocco, che la teca, rimaneva solo papà, mamma, io non andare. Io fui sempre che la capo mi si conosceva un nonno. Però non soffriva Abbiamo capito, abbiamo capito, non te lo ti spiego. Hai detto la parola, però non ho un problema che si mangia un fegato che ha fronni là. Quando papà ci è passato posto in blocco, hai sapete che tu andai a sapere la casa. E io mi dico che mi si conosciuto. I capelli bianchi, io che tengo, perché io sono giù. Io a 8 anni già tenevo i capelli bianchi. Un nonno faceva il mesh. Un nonno mi faceva un carpentino, lo chiamavano un parrucchino. Ci ha rovinato a noi, ma ricciai tutti, ma pure sessualmente. Sessualmente. Ci ha rovinato sessualmente. L'autovelo. E perché? E per mezzo che ne ha mai chiana, io ho l'amante, no? Ma tu non sei sposato? No, io tengo si chiama amante pure quello. Tengo l'amante dell'amante. Sì, l'amante dell'amante. Rosetta da baccare che è la mia amante. Poi tengo Rosetta a cieca che è l'amante. Mo' che stanno tutti questi paesi. Lascia perdere, non scende in particolare. Gente, si vede, parla, sta mogliere posta in una bocca. Ma quando mai, non volevo sapere niente. E allora io sono costretto a portarmela lontano dalla città. Certo. Ma lei quando ha già fusesso, quando ha già spento, gli sono distratti. Ah sì? Era da porta, no? Ma la porta proprio una ridente località dell'Interland, proprio della Campania. Ah, Sorrento! Ok? Positano. No, chiamo Currena. No, Sorrento! Sorrento, Positano, Amalfi. E questo è posti importanti. A Capri, a Roma. Pazziano, ma diciamo! A Monte Carlo. Dall'altra parte proprio della città. Aro. Baccaturo! E indovino, fai tutta la tangenziola. È stato pazziano, ma diciamo, quando è bella una bergla esagerato. Ah, come no. Quante stelle, quante stelle? Uno stello. È bellissimo. Come si chiama, come si chiama? Aure. Albergo Aure. Albergo Aure. Sta scritto fuori Aure, sarà un cognome del proprietario. No, Albergo Aure. Sono gli alberghi che fittano le camere giusto per il tempo
di fare la cosa, appunto, ecco. E grazie a sto coso, Mariccia, poi si la chiama a becchi a minuti, ah, è chiaro, e tu che vai a barcatura, cioè, che la macchina ci vogliono 3 ore per dire, perché è chiaro, certo. 3 ore per tornare, ci sono 6 ore, che ti rimangono, arrivo 3 minuti, arrivo la compra, fa passare prima non portare, hai capito, Mariccia, e arriva in mie figure e mezzo, proprio buono, c'è un guaio a Davide, sta autovelox. La colpa è dell'autovelox. Ma io ho trovato il modo per farlo funzionare, ah, sì. Ah, che boh. Sapete così che cagnate i fili a rete per le onde? No, tu cazzo cosa, non l'ho regolato, lascia perdere. Maricci, io metto a posto non mettere in mano la bici. Ma io faccio sempre, Maricci. Fa piacere, se no, guarda, un positivo, spostato attacca. E qui, qui. Metto a pazzia la bici, se rompo un po', siamo tutti. Ma per il po' che è musica. Però che sta la wall, Maricci, non mi piace. Andi pure in stazione. E quando arriva la notte, stai calmo, e resto sola, questa parte va in giro, un po' fino a mamma tua, mamma che c'è, non c'è qualcosa di più, ma cazzo da me, Ma che stai facendo? Stai ballando per tu, ma vuoi? Ma che sta? Che sta? A uofo lì, pure tu, ma vuoi? No? Ma che sta? Che sta? Sto bussate forte, ma devo fare la vibrazione! Ah, non tieni, dammi tanto! Dammi benzina! Sei calmo! O sai, stai a mare con un amico, Mariccia, segnate questo fatto, rimane a mattina la giacchetta nel guano. Ti accompagni, l'uomo la frasca a mezzo. Stai tranquillo. Amore, sì, non te lo carica, Sì, ma che torna a casa faccio il bagno. Pure zindere, faccio il letto. E te andaggi la lavatai. Metta la lavatrice e stasera faccio trovare la soglioletta cancellatini perché tu sei stanco e cotto su, lì ti è solo a cucchi, non te lo caricavo. Abbo, ciao amore, scusa, ma hai scappato una devo d'amore, andai già a dire, ma anche ciao, e come ti saluto? Ma che se sono figure di merda, ma com'è po', ma come si? Ne grande stupido! Ma come dopo mi si dice che si che? Tu mi hai spluto a me, capito? Tu mi hai spluto! Tu mi hai spluto! Fengula! Ma quando allora ci ha messo, ma dice, quando che hai fatto? È stato da lei! Eri vecchio, si era cagnolo! Tu hai ittato il telefono pure di non ammettere che la moglie ti dà buffico. Ah, come so. Ma ti vuoi convincere, no? Manca ti convinci che è la femmina che decide tutte cose in vita. Ma come ti ammai spiega? L'uomo un condizionè. Lascia perdere. O sesso, sembra più che o sesso, perché c'è una favola sesso. Hai capito? Il sesso lo stabilisce la donna, non l'uomo.
Ma no, Mariscia, sì, Mariscia, sì, voi, facciamo un esempio. No, ma per far capire sta capirà, no? Voi fate ancora sesso? Sì, certo, come no? Quando c'ho voglia, sì. Bene. Anzi, stai pazziano, pensa che ci sono adesso. Ehi, ti pare una cosa straordinaria, è normale, come tutti gli esseri umani. Il pinnolo. Ma quale pinnolo? Non ho bisogno, non ne ho bisogno. Un aiutino, una cosa, no, no, nessun aiutino. Ma è solo per esempio, no? È per esempio. Allora, sta buffi il pinnolo. Ma quando mai? No. No, facciamo un esempio. Allora, mettiamo che un maresciallo, vabbè, si è preso il pinnolo, sto tutto un grifatiello, vabbè, e vuole fare sesso. Sì, ok? Sì. Voi con chi fate sesso? Con mia moglie, naturalmente, no? Azza, vecchio, c'ho d'angolo. Ma quella vecchio? E come ti permetti? Mia moglie è una persona matura, una persona anziana. Anziana, all'età mia. Gli anziani sono bici. Ma ho fornito. Insomma, la signora ci dà ancora, insomma. Allora il maresciallo sta tutto in grifatello, no? Tiene un vino da spumare. Arriva a casa, no? E vuole fare sesso con la moglie, giustamente. La moglie c'ha mal di testa. Oi! Ma la moglie non è che un po' fa sesso, un nuovo vero maresciallo. Maresciallo però sta tutto grifato che deve sfugare il pinnolo, allora. No? Ma Maresciallo non la porta a lui. Voi volete fare sesso da sfugare il pinnolino, ma la signora ha mal di testa, voi quella sera farete sesso. Non se ne parla proprio. Ma proprio manca si ha tagliato la coppa, quello fa. Ma facciamo i discorsi inverso. Ah pure? Ammettiamo che la vecchia era avuto un balcone, la signora, siamo un esempio, Maresciallo non mi pigliate come. Un esempio. Allora, un balcone, sto muratore, rimbetti, i muscoli, cosci, ma non credo, andate a piedi, voglio chi lo so uomo, no, ma risciate capace, che passa già addonto il cacca. Oh, mia moglie mi parla così. E si parlava così, ma è un esempio, ma è un esempio. Che smette che la panza fuori, che passa già addonto, si muove a casa, si muove a lato, dici che chi lo so uomo, noi sta sempre qua, ma che c'è da stanno, ci sta mai. Ma così va la moglie, no? No, è un esempio. E tu metti proprio fuoco. Allora, il maresciallo arriva a casa, no, no, un maresciallo che fa un lavoro di grande responsabilità, sì, uno sì, con un becchillo vicino, maresciallo, io capisco, arriva a casa, un maresciallo, cioè, buonasera, proprio un saluto militare. Ok, no? Quando torna a casa, secondo te saluta mia moglie con un saluto militare? L'ha salutato manca vecchio. Ma no, la saluto, ma in un altro modo, più confidenzialmente, no? Ah sì, come ci viene? Per esempio, ciao cara. Ah, cara! Per esempio, fa, ciao cara. Affettuosamente. Esatto, che lo commuove, fa, uè, poi da essere stato su Instagram, da stanzilette, ci va messa bene. Non è così. Non è così, comunque vai avanti. Diciamo che la moglie vuole fare sesso, no? Sì, boh, sì. Il maresciallo che fa un lavoro di responsabilità ha il diritto, sto povero Cristo, guardate qua. Basta così, cioè, basta così. No, c'hai il diritto di dire, nenne, mi fa male la capa. No, sei capace, che dici, ma non sia mai che sei tu a rifiutare la torta, metta che lo sapevo, ti piace più, perché te che canta a me, sei mangiato e canta a me per 20 anni, ma che sei andato a fare un po' più, picciossa, se mi fanno un baccone, guarda, si sa che uno piace le coppe. Ah, io sapevo, squagliavo su poco in sogno, hai capito? No, quello è, non c'è più amore, l'amore, o se è una cosa, non c'è l'amore, non ti fissa. Non lo so, non lo so. Non convince nessuno. Non lo sa. Secondo me l'amore esiste ancora. Ti faccio tu per esempio. Fallo per esempio. Per esempio, io sono ancora innamorato di mia moglie. Ma pure io. Di mia moglie. Ma come potete la moglie di ma guarda, della mia moglie. Ma come lo futto a me? Certo. Io sono innamorato di mia moglie perché, come già fa capire? Che fa capire? A me mia moglie mi mette... Mia moglie mi mette... Che corno ti mette, moglie? Non è risaputo, sono tu quando mette i corni. Mi piace, ma mi sfogo gli omicili in dove natura, quando alla mandazza si può fare pupù. Ma dice, ma che è sta cosa che lascia perdere, è una cosa lunga, poi te la spiego. No, è che voi, nella vostra piccola cultura, nel vostro piccolo modo di vedere, avete una concezione dell'amore ristretta. Voi, l'amore è un sentimento enorme, eterno, ragione, immenso. Maestro. Esistono tanti tipi di amore, diversi. Amore per la natura. Voi, vi piace la natura? Amore per l'arte. Vi piace l'arte? Amore per l'altro sesso. Amore tra due sessi. Un uomo è un uomo, no? Piace la carne di cavallo? No, quella carne di cavallo, dice zicca la carne di cavallo. Cioè siete gay? No, che gay, sto facendo un esempio, adesso lo sto facendo io. Voi state dicendo... No, è le unioni civili, no, le abbiamo approvate. Mi fa piacere che... Aspetta, fammi sentire. Avete deciso di fare outing. Ma quale outing? Chi Paolo fa outing o faceva qua?
Coppa Basentana, annanza a tutti e due, no, ma pare possibile. Dovete fare con due colleghi. Tieni i capelli bianchi, avevo fornito. Ma è bello essere che hai i capelli bianchi, no. È affascinante, che c'è a zero? Aspetta, fammi capire c'è buono, io tengo sempre in da macchina qui. E che succede? Ciò che sembra che hanno un coppo cambia. E che mo stanno in macchina vecchia, ma ti viene il nuovo, un cambio automatico, sta mano la mette. Ma o era? Cuno, io smetti, ma non... E io la compazione, ma mannaggia, vabbè, comunque, Marescia, è giusto. È una cosa normale ammetterlo, fare outing. Non ho fatto outing. A me piacciono le femmine, Però è uomo. Ci piace essere femmina, chi le uomo? Ci piacciono. Ci piace essere. Ma già spiegato, io tengo due figli. Sì, giusto. E certo, caso i miei, chi sono? Uno sta a Bologna e nato sta a Milano. Uno 1.500 e nato 1.200 euro al mese. A guadagno il cielo? No, no, sui soldi che la già mannavi fa sta là. Chi stai nato sanguoia? Come ti permetti? C'è al posto tu, sai? Io ti faccio un verbale, Non volevo. Ti faccio il rapporto. Ma perché? Sta facendo proprio l'uomo, mamma, te ne metti. Ma è bravo, guarda qua, non sto guardando. Che mi imbarazzo, mi guardi da lui. Ma adesso non preoccupate, mo apparo io la situazione. E basta. E basta. Guarda poi, visto da lui. Ma lo fermi. Cagitti. Ma come? Azzi cagitti. Chi l'ha avuto un attimo di debolezza? E sanguinò. Si è aperto con noi. Ci ha raccontato che è gay. E tu che fai? Vai e metti un rito in da piaga. Chi? Tu. E io mi sono rito in da piaga. Io stavo su su. Io ci mi sono rito. L'hai visto? Io non ci mi sono nessuno rito. Tu hai messo un rito in da piaga. Quando? Io sono incazzato. Io non ci mi sono nessuno rito. Non mettersi cose mie. Tu hai? Io ci mi sono rito un maresciallo. Tu hai? Maresciallo. Dici la verità, faccio mi sorrido. Ma che stai parlando? Che stai? Non puoi mettere nella piaga. Chi io sono un uomo, è chiaro? E perciò un uomo metto... tutto di un pezzo. Non ti preoccupa, faccio apparire la situazione. Ma va a farne, io no. Non te... Ehi, sto su tutto che hai fatto vecchio, non vorrei dire. Vieni a me. No, sta in guaia. Perché tu stai in guaia? Stai buono tu? No. Perché io sto buono, sta tutto in guaia. Che l'uomo sta in guaia. L'uomo una volta, ma non stanno più l'uomo una volta. È vero, è vero. Perciò. L'uomo che sbattevo per andare fuori tutto quanto. L'uomo che pila, non stanno più i pili, l'uomo che pila un bietto. L'uomo che puzzava, l'uomo era puzzante, e puzzava, che si lavava una volta la settimana. Da vasca e bagno, sabato se lasciava un rito di cuozzo attaccato a tuono. Quando l'uomo da scendeva l'acqua in te e fogli pure il zocco, lasciava, ma si va a stare un cazzo, ma che stato per anno alla cagò. Ma che esagerazione. L'uomo una volta, che pila. Oggi c'è stato un pilo, oggi l'uomo va a vendere il profumerismo, da cattivi premi, i cremini, un depilante. Però siamo codardi, ma ti mi scurno, ma è vero, questo è vero. Ha detto la profumeria, come te la salita, ha commesso, prego, e per mia moglie. No, non c'è problema, qual è il problema? No, perché ha messo in fidanzia, capisci niente queste cose. Dice, che cosa ne posso essere? Dico, cosa per i pila. I peli superflui. No, proprio i pila, signore, i pila. Cioè, dove ce l'ha vostra moglie il naso? E mi rendono. E dove ce l'ha il tenambiente? Vostra moglie era il tenambiente. Ci furare da schiena, una disfortunata. E figure in merda, ma io l'uomo oggi si cura più della donna, di chi? Voglia, noi. Isso? Ma che boh. Quello è proprio appassionato di creme, cremino, balsamo, bagno asciugo. A mattina si presenta sempre tutto profumato, è un mago, delle creme. Non me l'avo però. Come te l'avo però? Sai sempre tutto profumato, dopo barba, cosa? Lo dice un maresciallo. Quello fa le magie. E nate che si mette in scuola, come fai magie? È un mago delle creme. Fai magie però. Ma quali magie? Chi lo caccio con i piedi, non capisco. Mi fate venire. Voglio vedere. Non ci piace fare mazziale. Buono, fa vero Maria. Fa vero, proprio con i piedi. A me piace la bianca, non ci russo. Caccio con i piedi, non capisco. Non tengo con ma che chiede? Il maresciallo dice che tiene con il tuo cappello, tu tieni con il tuo maresciallo invece fa ma non tengo con se tu non dici che non tengo con il tuo cappello, se non tieni con il tuo cappello, non tengo con il tuo cappello, ma non tengo con il tuo cappello, ma tengo con il tuo cappello, tengo con il se ne sarà fiuto che c'è stato. Come c'è sta? Si è mangiato tutto le brame a capo. Ma tiene stagliere che ti fare un papa per tre. Se ti piace proprio il suo culo, un uccello in due tu. Dai, gitto già, quando la mandassi si può fare più. Delle mandò. Ma che resto? Tu puoi aiutare a sapere che dici? Vuoi sapere? Questa è la terza volta che dici. Tienono pochi tempo, c'è una mezz'oretta, però... Qua no, spiega un po' con il brigadiero, ho fatto l'omucillo, purpone... Ma che c'è già spiegato? Sono tutto il mondo, non so, ma che c'è già spiegato?
A chi gli piace sfogliare un omicidio, poi sapete con me. E poi dallo mette se può fare un omicidio. Ma sì. Un omicidio! Ne ha messo tutto un omicidio! Un fucile! Un omicidio! Ma... Ah, il gattino, bravo, capito? Il gattino è un musail. No, non ci mai sentito questo musail. Dove ne tutto? Dove ne tutto? Dove ne tu? No, Luca, che resta? Ma che non lo so? È il casolare, ci sta lei, perché è grosso e bagante. Dove ne tutto? Dove ne tutto? Ma... I gattini stanno nel casolare, no? Ma che è una gallina? È entrata la gallina, infatti. E sta su dove una tua? Sta proprio alla fattoria. Sì, sì. È bello, magari. Che è? Ha da far l'uovo. Perché la gallina si mette a sbattere la zamma con la panza. Ha da far l'uovo. Ma sicuro da far l'uovo? Sì. O da fare una cosa? No, no. Ma la fa l'uovo da parte, bello. Ma che ne ha? Marisa, chi sta da fare quella cosa? No, l'uovo. Pochi Petrusini. Poi, Marisa, andate a far l'uovo. No, Petrusini non ci va per l'uovo. Ma fa l'uovo a lui. Oddio qui. Ma che sta facendo? Sta facendo? Sta facendo l'uovo? Fa l'uovo, fa l'uovo. Ha fatto, eh? Ma che ne si schiatta se fa così? Ha fatto già strapazzati. Ma quando ne fa? Vabbè, l'uovo in da casa serve la sera. Ha fatto la confezione 6. Ia che? Siamo tenati in scadenza. Non ci credo. Ma si azzuffano il gattino con la gallina, vedi? Si azzuffano. Arrivano i nostri. Mi ammazzate. Un gatto si appiccica nella gallina. La gallina, la gallina. Non posso mai. Ma non è la gallina. Sì, sì. Che è questo? La gallina fa... Sta arrivando un campagnolo. Boh, esci la coppa a carretta. Ecco. La coppa a carretta. Ma è zuppo, come è zuppo, sì, è di carota. A bottisci nella coppa a carretta. Bola. Ma ola. Fulla. Goi. Sta fula, fula! Che è? Un muscil! Che fa? Due burpone! Un burpone, un burpone! L'ha graffiato! Oggi ho saputo, ora si buffa un burpone! Ma che è un burpone? Per separare il gattino dalla gallina, il gattino gli ha graffiato il polpaccio e il polpaccio gli si è gonfiato. Ti è piaciuto il frugolo muscil in due burpone tu? Poi dalla mentà! Si sabbuffò purpò. Ti è piaciuto di sfrugugliare il mucillo nel casolare e non ti lamentare se poi ti si gonfia il polpaccio. Ha fatto proprio il mondo di Quark. No, il mondo di Acerra. Ma l'ho visto, ma ha voluto proprio. Ma certo. Oh, mamma mia, Carmen, io mi sento buono. Anche io. Ci resta un grande caffè. È vero. Su come lo pigliamo, eh? Arrivo, l'autogrill sta a 10 km. No, qua l'autogrill va che dei guaglioni. Ma arrivo, che ha diviso ancora, vai vicino ai guaglioni. Così un bambino neanche. Ma no, ma sei pazzo. Che ne dai una moca? Ci porta una macchinetta a preso per un cliente, un po' di caffè, una se cosa. Se mi pigliassero un po' di caffè, però non voglio sapere da dove viene, ma chiaro? Facciamo così, me lo vaga proprio, non voglio sapere. Io non ho visto nulla. Vabbè, io ho pigliato, si può un po'. Certo. Tre caffè. Uno. Amo 30 euro. 30 euro, tre caffè. 10 euro a caffè. No, io mi faccio fare un succo di frutta. Un succo di frutta? Ah, perché fanno pure un succo di frutta, là. Oh, che lo fanno, i succo di frutta? Un succo di frutta. Ma si c'è? Ma stai facendo un succo di frutta? Bravo. Finchi nulla. E come fanno un succo di frutta in lettera? Ma ti ho già spiegato pure come fanno. Chiama cono. E vedi l'albero di pera? Ah. Che le scavalca, vanno alla pina la pera, la spremono e ti fanno un succo di frutta appena. Metti 30 euro. A me pigli un caffè. Quando tu fai fare un succo di frutta, tu? Quando muore. Succo di frutta in lettera. Io un caffè tanto bello. Già si tornò, e un caffè? Stai in da borsa. No, non stai accorto, che li scorre? Ma che stai, un caffè in da borsa? Tu ora sei scemo, tu no? Ah no? No, là dietro l'ho trovato questo zainetto a terra. La terra? Ho pensato evidentemente sarà caduto da un portapacchi, sarà di qualche automobilista, l'avrà perso, forse lo starà cercando. Voglio vedere se ci sono i documenti dentro, così magari lo rintracciamo e glielo riconsegniamo. Sembra carabiniere. Fermo! Ma sei una bomba? Ma guarda la bomba, mi piace la bomba. Fermo!
e se i secessionisti di Napoli Nord e i confederati del centro storico si è acuita la guerra e pongono un ordigno sopra la Basentana per conquistare i territori della Basilicata e tre carabinieri, tre ligi a dovere, tre servitori della patria perdono la vita, tenimmo una speranza per campare in mano, tenimmo una speranza per campare in mano. Basta! Tu hai finito, ti prego, morre tutte e puntate. Tu ti prego un posto al sole, sta Patrizia Rispa fa la festa, fa ridere. La mia chita è viva, la bomba non sai niente. A me piace la bomba. Non ne vuole che fate la bomba, non sai niente. La bomba. Non sai niente. Poi, tu perciò non ti viene mai brigati? Tu resterei a vita appuntata, siccome la fiction si è appuntata, hai capito? E là rimane, perché non hai i attributi, né te, né te, perché i carabinieri non si mettono paura, i carabinieri tenono coraggio, ah boh, fa come me, noi, allora diventerai brigadiere. Maresciallo? Sì? Maresciallo, è stato trovato questo zainetto? Ma non l'ho aperto io, non ho paura. Che voi siete i superiori, sono sottoposto a voi e voi avete certo. Dovete aprire il zainetto se sarei qualcuno. Non la vita ancora, lascia la vita ancora, aspettate, ma non si è mai stata una bomba indica, è meglio che io mi salvo perché chiamo il 118 l'ambulanza, ma ti la carta di identità a mocca, ma che ci fa la carta di identità a mocca? L'esplosione, i piezzi, ma mi rimane la carta di identità che dice ah, io, ma volete farne io, una volta è una bomba che ho ancora ma per piacere così pazzo, va. Ah, no. Bomba! Mamma mia, ti ha fatto cagare sotto sta camera! Ha fatto un murullo! Ma pure a me mi ha fatto mannaccia morto, mannaccia! Mannaccia miseria, che stai scemo, bro! Ma tu sei scemo, lui mi fa calma, facciamo pure il consonante, che dici? Azz. Chi lo era fa? Oh, oh. Nel caso ho tre mazzette di banconote da 500 euro l'una. Beh, queste le prendo io, perché ho zainetto, agio trovati, e qui... No, signore, queste le prendo io e le porto io. No, queste le prendo io. Ah. È chiaro? Vai giù, non siamo carabinieri, E allora che si fa? Si sparte. Ok, yeah. 50 a me, 50 a te e 50 a posto. Ehi, oh, cazzo sparte niente, è chiaro? Queste vanno restituite al legittimo proprietario. Giusto. Cioè porti, pure se dovesse ritardare, io aspetto sotto la casa, perché possa essere niente da Ma perché ho fatto tardi tu, quando intendo proprio niente che sono lì? No, non te lo fa appiccicato, te tu, metti qua, oi, cango, metti i soldi. Anzi, facciamo una cosa, oi. Dopo il ritrovamento... Per non indurci in tentazione. Libreci da mo. Amen. È uscita la messa. Adesso facciamo subito un verbale di ritrovamento. Tu prenditi questi soldi. Aggiungo. Grazie, Maresciallo. Ma che capite? Che capite? Conta. Ma che ti fidi? Le ha contato, ma sapete quante ne sono? E tu metti carta e penna e facciamo subito un verbale. Ah. Allora scrivi. A te, 15 fatto? Agosto. Se ne va. Salve buono, ma ci prima di mangiare. Mangiate prima cocco. Ah. Ma che state dicendo? Lui ha detto a te. A te, l'intestazione del verbale, no? Chi la data, è? L'intestazione. Ah, no, mettere la data. Ah, e la fate estate, ma che ci vuole? E la fate estate. Ma no, non sciogliate che cagavo con la tavola, ma non c'è! Se scumate i soldi! L'intestazione, la data, assietta. Pensa a con dei soldi, tu, dove è mesi? Se no diventa complicato, fa. Fatti preoccupare. L'intestazione, la data, non ne ha chiamato a capo un coppo tavolino. A D, 15 agosto 2020. In località Monticchio. Nicchio. All'altezza della casa cantoniera. Non mi manca, ma lasciate. Chianucchia. Io sono ancora a 15 agosto, sono già stato a Natale. Ma che sei dettata? E robe prima elementare, ma come si può fare? Però Natale Luca, perché mi ha detto brugliare, ci ha cominciato. Allora, in località Monticchio,
all'altezza della casa cantoniera. La casa cantoniera. Quale cantoniera? Lui ha detto cantoniera. Ho detto casa cantoniera. La casa cantoniera. No, a casa cantoniera, ci sta. Se l'hai giù, è asciutto. Ma che c'è a zecco, cantoniera è asciutto? Non saprò. Non c'è mai stato. Ha venduto, dice. Ma non ha venduto, non l'ha mai... Non c'è mai stata la cantina. Sta accattata e c'è mai avuto. Casa cantoniera, quella rossa, là, oi, guarda, guarda, ah, la vedi? Sta, e vedi se sta la moglie. Ma quale la moglie? La moglie di chi? Ma non ci sto, cantoniera. La moglie può essere stata, no? Sa nessuno. Scrivi. Scrivo. Casa cantoniera, si dà il chilometro, sì. Mira a che chilometro sta la casa cantoniera. Cantoniera, non c'è sto, cantoniera, ma non c'è sto, allora è scemo chi? Ma non è a leggere, là sta scritto casa cantoniera, vedi? Chilometro 31. Ah, 30, dici 31. Oh, alla casa cantoniera, mi fai perdere lo filo, si dà il chilometro 31. Rinveniviamo. Trovavamo uno zainetto di colore, vedi che colore è questo zainetto? È scuro, perciò. Ma che esiste un colore scuro? È nero. Però è scuro. Vabbè, metti nero scuro. Nero scuro. Nero. Con due zips. Chi è? Che sono sicco? Zips, ci sono lampe, no? A te zips, Zips. Sono due zips. Ah, è lunga. È lunga. Due zips. Si lunga. Contenente. No, io mi rifiuto. Come ti rifiuti? Mo state attigiani. Ma perché? Non siete tenente, siete maresciallo. Contenente. Contenente significa che contiene. Che contiene zainetto? Boh. Che contiene? Ma che ne sai? Com'è che ne sai? Ce ne hai visto? Cacci. Tre mazzette di banconote. Da 500 euro cada una. Ah, allora non sono tre, sono due. 7-3, cada una, sono due. No, che stai facendo? Cada una. Sono... No, cade una, cada una significa ciascuna. Come si scrive ciascuna? Ciascuna. Non suggerire che fai peggio, quella K, non ce l'ha. Non voleva aiutare. Non le aiutare. Ciascuna. Ciascuna, come scrivi? Come scrivi? Gli da boccia a te! Cancella! Ma che fate? Ti sputate un coppo verbale? Perché non tengo la gomma pane. Ma più paese dove si vende ancora il gomma pane? Non mo. Allora, ma hai fatto un buco in tuo verbale. E che c'è famo? Ma ricominci da capo. Pigli la tua foglia. Scrivi! Non scrivo niente. Come non scrivo niente? Non scrivo niente. Che stai facendo? Come ti sei? Mariscia, ogni mazzetta è 50.000 euro. E allora? E ne sono tre. Ho capito, e allora? Ma ci due conti quando sono? E quando sono? 3 per 5, quindi sono 15.000 euro, e quindi? Mazza. Come io nasco? Matematica sono stati rimandati un paio di volte. Chi doveva una propria boccia? A me. Tu uccidi 50.000 euro. È vero, sono 150.000 euro. E io che avevo detto? E quindi? Quindi allora? E sono tre. Sono tre. E noi quando ne si? Allora, un minuto che siamo becchi, aspetta, uno sei un maresciallo e mo tengo un buon naso. Ma c'è, ma chi? Nati hanno un brigadiere, mo me, che? Chi l'ha? Stivenata, a me per Stivenata. Vira buono, vira buono. Vira che ci sta. Allora, un brigadiere lo tengo qua, voi un brigadiere lo tengo. Un maresciallo mi ha messo un buon naso. Sei tu! Tu, sì. Se vai a retto un ritmo, io sarò nascosto. Ma come si trovi, mi trovo, si metri, si metri, mi trovi. Che può ricevere, allora? Ognuno è 50, sono 50.000 euro a testa, ma risa. Oh, questo è un reato. È casa van galera, che si chiama appropriazione indebita. Giustificato. Ah, che? Ho fatto che ognuno di noi sta guardieri e poi camarista. Ma che significa? Come che significa, Mariscià? Anzi, che significa? Mariscià, è 50 volte il nostro stipendio. Tu puoi dire questa manella, fanno buone mariole, no? Dipende. Dipende da chi? Dipende da chi vanno a rubare. No, mi hai ascoltato, ma esiste il reato di serie A e quello di serie B. È arrivato Robin Hood, rubiamo ai ricchi e diamo a povere, se può fare. Ma che reato? Che reato? Mariscià, ma che reato? Che state pazziando? Mariscià, noi non abbiamo commesso nessun reato. Ma chi dai? Noi ci sotto, non abbiamo rubato, ne abbiamo trovato in un zainetto, l'andare in dell'avvallamento sotto, solo che si dentro, ma sono frasce d'apri. Ma che trovate? Una busta di pomarolo, non è? Io voglio dire chissà che fine facevano, avete capito? No, reato, ma qua reato? Mariscià, noi non abbiamo messo la mano in da sacca a nessuno.
mo politica mica quasi qualcuno ha già denunciato il punto smarrimento di questo. Hai sanavo, scusate lì, non si capisce. Se qualcuno ha già denunciato il punto smarrimento. Ma non si capisce, ma non c'è sta nessuno. Se qualcuno ha già denunciato il furto, lo smarrimento di questi danari, possono pensare che questi soldi ce li siamo presi noi. No, Mariscia, e come fa a non pensare? Ma ti scusa la cosa chi botta? Mariscia, lui siamo carabinieri. A questo punto non lo so, si curiosità ancora carabinieri. Aspettate un momento. Che succede? Mi è venuta un'idea. Ma no, non è possibile. Giuro. Ma quando mai? Non mi aspettavo anch'io. Ma non è mai successo. Mi è venuta un'idea. Ma che ti hai mangiato ieri sera? Chi lo sa, i pomarola. Ma non è possibile, quando mi hai pensato? Veramente, sentite a me, facciamo una cosa democratica, democrazia cristiana, democratica. Ma che sei democrazia cristiana? Mo sta lì con 5 stelle, come si chiama, l'Andreotta, e mo, sta ancora la democrazia cristiana. Mettiamola ai voti. Ma quali voti? Non piace sta cosa. Va bene. Allora io voto sì. Io voto sì. Bravo, bravo. Allora io ho perso, già sono in minoranza. È passato anche votato per lui. Ma che ci ha passato? Manate, ma no. Non so, fanno tu quando PD vanno 5 stelle, 5 stelle vanno PD. Non siamo in democrazia, qua siamo in dittatura. Dittatura del più alto in grado che sono io e quindi decido io. Tu, l'anno che bene c'è in pensione, un po' di in galera, un po' di fatale. Ma qua galera, ma liscia, ma che state dicendo? Ma io ve ne sa sapere. Ma come si può fare? Prima la fortuna di 250.000 euro con papà sei andata una strada guardata che non passa manco Dio. Allora? Ma io ben a sapere, questo è il giusto riconoscimento, Maricià, che Dio ci ha visto a tre poveri baroni e 15 ausme e tu quando stanno a quattro e bastone con la spiaggia, capito? E dice chi si stanno faticando, fammi mandare un gesto d'amore, una cosa esoda sti guagliù. Guarda, quelli vanno venire. Ma che non state dicendo, sappiamo solo noi i sacrifici che facciamo, che state in coppa a basenda, i sacrifici che facciamo, qua no? A quando ti mandi a cagnare la macchina tu? E come la cagna? Ah, oui. In una tenga. Non mi chiede più. E sai perché nati? No. Perché si costretto io a staccare un coppa a basenda, a fatica di una 8 ore fatica, ma no fatica, a rischia la vita. A pensare a un mariscialla che panza in senso buono, voglio dire. Non esiste la panza in senso buono. A rischiare la vita che va solo diretta ai settietti parlare, a rischiare la tua vita e tutto che se sai a quanto per 1.500 euro al mese. Lord! Hey, oh, come te permetti? No, volevo riuscire con l'IVA, mariscia. Ah, con Lord. L'IVA. Ma pure lui, mariscia, dite la verità. Dite la verità, a quanto è che non vi fate un viaggio? Lascia perdere, io sono uno che viaggia, Non sto dicendo quando si chiude a Latina tuo vostro fratello ospitale, che il povero Cristiano Muretta pure appena si sta là, voi si va dall'estremo unzione, gli parla di una vacanza, un viaggio di piacere, a quant'anno che vuoi? Non si arriva fino a un mese, pensiamo in vacanza. Poi, e quando ci mai aiutato a dice, ma riesci a dire ma sorte, 250.000 e 50.000 euro a testa, ma ci dico che io ho problematico. Io sono una persona onesta. Perché io no, perché ho cafone no, quasi siamo tutto onesto. Mariscia, noi siamo carabinieri. I carabinieri, queste cose non ne fanno. Mariscia, maresciallo, sono venendo nessuno. Sentite a me, vediamoci su due occhi. Zitto, andiamo su. Ma facciamo come le tre scimmiette. No, vedo, non sento, non parlo. No, Mariscia. Voi non avete visto niente. Chi se non ha sentito niente? I parlo. Mannaggia, chi parla? Ma la buffa proprio. No, signore. No. Ma è legale. Ma che è legale? Vai giù. La legge, legge. E noi dobbiamo essere i primi! A c'è pigliare! Ma diciamo pigliare, niente! Ambressa! Ma quale ambressa ambressa? Quale ambressa ambressa? Non ti permettere nemmeno di pensare! Ragione! Vabbè, come sta? Ambressa! E che l'ambressa noi è nemica di... ambressa! Non si fa! State zitto! Non si fanno le cose presse! Ricordati che pure il gatto per fa ambressa facette i figli su! No, e facette cicate, No, poi hanno cagnato i proverbi. Ma quale mica si cagnano i proverbi? Sì, cagnava, chi l'era? Non, signora, la gatta, perché è presso facette i figli cicate. E facette cicate, non volevano niente, mi sbattere tu, quando la capo mi faccio un devi dare il suo puttino, no, sette mucille, tutto il suo pezzo. Non sa sentire, non è vero, vorrebbe resta così. E la gatta, le cose presto non si fa, hai capito? No, ma c'è sta, ma qua, con calma,
Ci vuoi un bello bicchiere di vino? Ma io ho bicchiere di vino, che lo sotto solo sarà diventata marsala. No, no, ma lì stai tenendo la bottiglia in la macchina, bella fritta, fritta, fritta. Ma perché in la macchina, secondo te, non si è fatta capra, no? Mi che sembra l'aria condizionata a picciare. E perciò si è scaricata la batteria. Ma ti va a zuppe i cozzi che gira a maggiore della vita. Va a zuppe i cozzi, che dici? Boh, tu vuoi calmare, boh, o stai quello in quello, maresciallo. Dice, tu vuoi calmare o no? O stai sereno a Cristo, capisci come stai sereno? Che se sei vecchio, un umore molto bravo. Ehi, oh. Fammi capire. Lasciami stare, non mi difendere. Non sto parlando per voi, ma se chi sta morto, voglio sapere te come facevi. Sparti i miei soldi e te, strunzo. E vai a Nazzi, con te. Non mi chiede più. Scià, calderello. Come si sente? No, maresciallo, io volevo dire, maresciallo, avete ragione voi. Che se volevo dire, maresciallo, come vi sentite? Diamo. Ma guarda, ci vuoi un bicchiere, mi sembra mai possibile che io, maresciallo Capuzzo, con 30 anni di onorata carriera, dispecchiata onestà, ma mi sporca la faccia per 50.000 miseriero. Vedi? Vedi, ha ragione maresciallo. Ha ragione, maresciallo. Che le sulle snabuzze che sono messe, maresciallo. Oi, la verità. E capore si ci è pigliasse, ma voi non fossimo mai contenti. Ah, il problema è che io ci avevo messo proprio il pensiero per la macchina. E fino a mo l'unico mezzo di trasporto che ci ha tenuto lo tiravo a carrello. A Rossi di casa, un coppo presepe. Ma non va scendere proprio lo stomaco, era va più giovina in da macchina. Ma cammi! Parlo io con maresciallo. È inutile, lo sanno tutti quanti in da caserma. Il maresciallo Capuzzo è incorruttibile. Lo dice tutto qua. Dice tu in da caserma, il maresciallo Capuzzo. Gay. No, quale gay? Quale gay? No, è gay. Incorruttibile. Incorruttibile. Ho sentito pure che dicono che è incorruttibile. Maresciallo, non mi voglio convincere. Venite qua. Io voglio far ragionare. Aspettate. Ma non esiste ragionare. Ma aspettatevi con calma, mettetevi qua. Se capisci? Parliamone, tranquillo. La mia capisco, morale. Voi siete, avete un ruolo da rispettare, un'autorità. È inconcepibile per me. Un'etica professionale da rispettare. Molti di... Mo si so, teniamo tu. E li mettiamo là. Ecco. Mo, ma dimmi che tu zai, noi tamo. Ma che a me tamo? Che? Ma lascia casana di sotto, che ti... Arapa, mi sbatto con l'obietto. Arapa, vira! Questo è il corpo del reato. È una busta, Marisha. È una busta di cocaina. Oh, Marisha, cocaina. Un po' di prima cosa bianca che cocaina. Ma certo. Ma bello. Mi ricordo la casa per te, ma faccio pure la povera della cocaina. Lo stuccrazzato. Ma no, questo è cocaina. È zucchero, come sta pure un caffè da voi, sarà l'inguaglione, ma sai che ne portano assai appresso, perché sta una giornata intera, e nucleare, fanno un caffè, dopo consumato, fanno un caffettuccio, una cosa, capito? No? Loro guadagnano anche su questo. Certo, come no, e secondo te in da borsa, Steve, zucchero, caffè, 150.000 euro in contanti, i 150.000 euro che sono? È l'incasso della giornata. Ma perché secondo te una prostituta incassa 150.000 euro all'anno? Mariscià, che sti fatichini, come è pazzo? Tu stipendi da 2 settimane sul lavoglio in internet, Mariscià. Sì, magari pure a nero. Soprattutto, anzi solo a nero. E chi è che può spendere questi tempi, Mariscià? Cari in Italia arrivano sulle extra comunitarie, o state da pure i soldi. Lascia perdere questo argomento. Chi se tu vieni qua, mangiano, bevono. E se ti vedo. Avevo fornito questo argomento. Perciò voleva chiudere i porti. Non per le affluenze degli immigrati. Lascia perdere a Salvini. Ma Salvini voleva chiudere i porti per non permettere a queste donne di malattare. Ma stai facendo un scemo, ti credi che io sono scemo? Non mi permettere mai di dire che io sono scemo. Oh, questa è cocaina. E quei 150.000 euro... sono il ricavato dello spaccio di droga. Questo è un reato gravissimo. Spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Mazza, ma è pesante, eh? Certo che è pesante. Ma quanti grammi saranno? I grammi? Ne saranno almeno 5 kg di roba, lo. 5 kg? Io non so, sopra. In soldi, quanto vale? Beh, dipende. Se è pura, può valere pure 200 euro al grammo. E boia. E che faccio, l'ho prosciutto? Vuoi mettere l'ho prosciutto con la cocaina? Ah, sì? Azza, 200 euro, sono 5 chi? E non volevo. Non volevo non... sono 300.000 euro. Guarda, mi sento male. Ma lì stai... E come si fa per vedere se è pura? Si deve portare in laboratorio e si deve far analizzare. Siamo buttato in laboratorio che diceva sequestra, mi frutta per dirmi a Filippo Panare per la cocaina. E allora se sa prova. E mai non ha mai fatto, non capì.
Mariccia, provatelo voi. Ma si pazza, ne? Perché? All'età mi metto a provare la cocaina. Perché non l'avete mai provato la cocaina? Ma non si può. Ma l'avete mai fatta voi? No, ma mai? No, perché la può provare la cocaina? Cioè, tu le apri un po', le metti in un coppo di tavolino, no? Poi con la carta di credito fai una bella striscia sottile, poi pigli 50 euro a destra, nuovo, a destra, fino quando lì ti arravoglia 50 euro. Pigli in tuo naso e tottini, si traga, pata, significa roba è buona, tu pirti, si entra all'era, si entra un po' schizzata, una cosa, una, tutto va pure, tutto può risolvere, si invece ti lascia così, ma significa? Non l'avete mai fatto più? Mai. E come se sta fa male, se io già sapessi che sto dicendo io. Non ci pensa proprio, eh! Un cafone, no! Non capisce. Ma chi ne si mette pure paura nell'ombra sua? È non pericoloso! Non mi preoccupa, ma dice, non signore! No, ma dice mettiamo un poco, poco. Io tengo 10 pastarelli in damaglia. Poi ci faccio tutto. Dice mettiamo uno schizzaco, perché lo porto su io e prima che succede. No! E mica muore, ma non schizzaco, giusto proprio, capi? Però come un becchi. Oh, caffo! Oh, n'allucata! N'allucata, con un maricciallo, è d'accordo con noi? Non sono d'accordo, non sono d'accordo. D'accordo, uè, virga, sotto in due cuofra, sotto aro dei scotti, sposto qui, che stanno così, stanno due bottiglie, stanno certi effetti. Ma che ti spunto la mezza macchina? Sta su per i cozzi, non fai nulla a fare un brodo, virga, stanno certi pastarelli, portalo qua, ok? N'allucata! Cassoina, cassando il pastarello! Già stai ecco, mi lascia la macchina, non ti spunto la mezza macchina. Allora fammi un po'. Non mi chiede a e ora Maren. Ah, ci mangiamo una cusarella. Ho mangiato un po' di dolce. Sì. Ho preso una di fatica sotto sola. A me senza zucchero. Un diabete, Diabete, sì. Poco colesterolo. Un po' di colesterolo, I trigliceridi. Sì. I trigliceridi. Basta. Invece, qua fuori mettiamo uno schizzetto. Un poco, bravo. Bravo. Poco, forse. Poco. Buono. Che già? Mangio dolce. No, a me no, grazie. Che me no? No, mia moglie mi ha messo a dire. Ma fai uno strappo. No, quando mai, no? Si è fissato, mugliare, che ti capanzi. Ma quando mai? Che la invidia. Ma che era quello fisico? Sei gruppato, però. Tu sei una silhouette, ma vuoi finire? Ma no, di Michelangelo. Non lo voglio, veramente. Mangiatevi voi, non voglio. No, no, allora me chi te mi magna? Magari se radice. Oh, pare te ne aprete, mi sarà l'aria condizionata, andu stato. Com'è? Un cammello. Com'è? Cuno, com'è? Spicià. Hai visto? Ah, le è piaciuto. Hai visto? Altro po' che vino a coppa, questo è buono. Bim. Come volete, Mariscia? Tu potessi avere poche zucchero a vedere. Ehi, oh, sta uscendo dal programma. No, vabbè. No, se dice così, chi lo capisce? Ma c'era la zappa con più di noi. No, la zappa con più di pire. No, che era la vecchia zappa, hanno cagnato i proverbi. Ma quando mai? Ne cagnano i proverbi. No, hanno cagnato la zappa. Non è vero, qua la zappa. Non posso andare a fare la zappa. Sì, vabbè, comunque, lascia perdere un fatto di proverbi. Pensa chi. Ma dice, ma non succede niente. Beh, dallo tempo, no? E come mi è andato a passare? 20 minuti, mezz'ora, ce ne hai messo poco, forse. 20 minuti noi, già sapevi subito, ci ha troppo poco. No, ma dico per dire, no? No, voglio bene. Ma che fa? Allora non è buono, Mariscia. Siete come pompa, sì. Pompa? Siete loco, sì. Magari. Troppo bello. Troppo bello. Siete loco, non siete la musica, non siete. Fai finta di non sentire. Sì.
senta la musica. Ma qua la musica? Senta la musica! Questa aiuta, senta la musica! Ma chi sta da siete come trazzi che siete come trazzi che sta bella canzone. Come trazzi bella, questa è bella. Ma questa è pura. Sì, ma che si fa troppo basacci questa. Qual è? Che si fa? Siete un programma a prova. Babe! I want you so. Parla papà inglese, o fa parla inglese, o babe, I want ding dong dong. Ding dong ding dong. Ding dong dong. Ding dong dong. Ding dong dong. I want ding dong dong. Vai con la musica, Ciccio! Ma non si può dire. Ma non mi fa impressione, ma lasciamo da chi fa che schifo, fa impressione. Quello carabinieri ti fa impressione un morto. Ma amico morto, tagliere che fuori, ma lascia, hai stato a capa chissà, ma che schifo. Naso, mi piglio stomaco, ma lascia, hai stato a capa. Fatto il ramo. Ma te cacchi, il jazz sta buffando. Un maroni, che panza sta facendo? E poi... Stanno anche, visto un po' da canalizzate, ma lascia. Ma greca. Uno sento un rucco sana, mamma mia, a chilometro zero, fa appena cogliuta la coppa la pianta. Mirica, secondo me ha fatto bruciare pure l'aglio in da tierra. Ti sei andato in canna, mamma mia, piccicata là, va. Che figurine, ora ci fanno i bazzoletti con i carabinieri. È proprio carabinieri dei bazzoletti, guarda là, va. A proposito dei bazzoletti, ma sapete che ti ha sentito scasso, il carabinieri ti ha sentito scasso. Ti ha sentito scasso, su adattore. Un incidente. Lo sapevo che stai bellella. Ah, sai che l'ha un padre carabiniere con figlio, no? No? Papà, mi porti allo zoo? No, si devono fare, andavano in loro casa. Ma che era brutto, eppure i sacciuni padre e figlio, o figlio di suo padre. Papà, ma a scuola mi spottano tutti quanti, dico che io sono figlio di un carabiniere. Padre, letta, papà. Vuole venire Omma, vuole venire Utena, vuole venire... Papà, la porta! Stai, papà, va chi? Ah. E capisci? Sta scedando, sta scedando, Cuono! Che bello, dimmi me. Cuono! Mamma! No. Papà, ti va la mamma! Non so mamma! Mamma! Sono come maresciallo! Tu maresciallo! Ha rapito sono amico! Ma già ricevuto una cosa, capito? Ma la sapete tutta quanta, maresciallo! Andiamo, Cuono! Come ti senti, Cuono? A capo mi peso e... Ma volevo fare tutto il repertorio di notare, non li mi fa, Mariscia, voglio bene, buono, le pigliettiamo. Mamma mia, ma che se si vengono a fare che li passerelle? Cocaina. La stiamo facendo sotto, prima hai fatto che la sfiatata, hai fatto. Sì. Ho già fatto come Scarface. No, proprio con la capa indietro, Simone. Mamma mia. Ma da dove lo avete preso, si passerelle? Alla borsa, oltre ai 150.000 euro in contanti. Sì, pure che la busta di cocaina da 5 kg. 5 kg? Ah. E che lo va a 200 euro, ora? Cazzo, è informato, vogliono, E so che io non mi li vorrei, sono 333.000 euro. Capito, buono! La matematica, I bambini sono uomini e l'uomo sono bambini, è tutto contrario.
perché un bambino quando la picciolina quando incontrava un altro bambino deve amare anche il bambino sapeva che il bambino ma no, hai capito? Hai capito? Ma no no, sì, tu quando hai capito che stai dicendo? Quando un bambino deve amare un altro bambino. Ah, vuol dire facevano un patto di sangue? No, sangue c'è impressione, sapete qual era il patto che facevano per l'onestà, che nessuno si poteva più tirare? Ma riccia! Faceva la pipì insieme. Ma che fate? Riccia, una volta fatta la pipì insieme non si tornava più indietro. Quello che era deciso per tutto quanto, era deciso per tutto quanto. Ad erba piccerino noi. Sì, era capace che parlava. Si mi ruba la bicocca, perché tu maglione fui. Rubami i rode scorto, via che fui. Misteri anche i magri. Ma che facevi i bambini e i maricolli, ne? Durante l'estate per ingannare il tempo. Riccia, però dopo fatto la pipì insieme, tutti eravamo colpevoli, tutti stavamo cagavando, ma riccia. Andiamo a fare pipì insieme. Ma si pazzo, non ci penso nemmeno, va a fare pipì questo. Qua no. Andiamo a fare pipì insieme. No, 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 non l'ho già fatto. No, lo so, pure io non la devo fare, è per coinvolgere il maresciallo, capito? No. Una volta che abbiamo fatto la pipì insieme, il patto è non si può tirare più indietro. No, e non mi scappa, hai capito? Ma neanche a me mi scappa, è una finta. Facciamo finta di fare la pipì, in modo che lui la fa insieme a noi e lo coinvolgiamo. Così spartiamo i soldi. E capito? Non mi fugge, diciamo. Come te ma chi fugge? Non esce niente, non gocci, capito? Ma neanche a me, sto dicendo, come? Non la devo fare neanche io. Facciamo finta di fare la pipì, capito? Ma io non esce niente, come che la morta va Maricia, quando si mette scuola e fa pipì con noi. Eh beh, certo, quello perché... Non era piccerino. Ma quando mai, Maricia, quando mai? Io le donne l'ho sempre fatto urlare. Sì, ma paura. Non è vero, Maricia, per il piacere. Fa piacere, E allora perché non vuoi fare la pipì con noi? Perché io le cose intime non le faccio davanti agli altri. Le cose intime non le faccio davanti agli altri. Chi ha fatto che l'ha sfiata senza rismanga maronna, aiuta. Ma quanto mai? Senza dignità. Ma noi possiamo dirti anche quello che hai cenato ieri sera. Io? Sì. E fammi sentire, Andrea, come ci mangiamo? Il bruccolo. Vero. Oi. Hai fatto bruciare pure un uovo con l'aglio in da dietro. Vero. Oi. E come l'hai fatto? A Devanganna. Ma mi fosse un pipì. E mi fa pipì, Maricia. Andiamo a fare pipì insieme tutti quanti, eh? Vabbè, 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 ma solo la pipì faccio con voi. Poi da cosa nasce cosa? E facci tu qualcosa. Ma qualunque cosa, qualunque cosa. Vabbè, dallo, fa la pipì un maresciallo. Presto, presto, che tra poco finisce il turno, eh? Come va la tua? Ma come, non tu? Non guarda il tuo, però. Chiamala, chiamala, che la vena. Vieni su, vieni. Ma che vieni. Dice? Oh, gioco. E non se ne è più. Oh, gioco. Oh, gioco. Azzi, vuoi essere inguaiato, eh? Ma che c'è zicca? Che è la prospettina? No, è la prostata. Ma perché faccia secondo? Oh, giri da là. Ma perché secondo? Mi fanno un fasulo, mi pare. Ma che è? Non ci vuole chi? Come parli? Mamma mia. Uff. Andiamo belli, Ma bello, ma che nascosti i terremoti, poi scutuliamo. Vai dentro, vai, dentro, fui fasti, fu, dentro, vai! Tasso su ciuccio in tasca. Ah, che ci va, mamma mia. Da su tu ciuccio in tasca. Ci resta sempre un poco male, perché chi riesce, scrive, chissà che da fuori. È che non è abituata. Ah, vogliamo essere cima la verità, si è passato un bel ferragosto. Movimentato. Meglio così, Marcia, meglio così. Meglio così che dare sventare rapina, sparatoria, rapimenti di persone. Ma rischia la vita. Non dice rischia la vita. Che i carabinieri rischiano la vita tutte le ore. Ma come no? Sempre per 1500 euro al mese. Morto! Oh, come ti permettere? Con l'IVA, ma rischia, chi è di tuo? E pensare che 1500 euro un delinquente, un criminale, si guadagna da 5 minuti. Rischia. Ne potessi guadagnare un secondo. No. No e no. Papà, mio padre. Siete il padre? Ma che capisci? Mi trovano un figlio così, leva accesa. Che mi trovano un padre così, stava la coppa a basso. Papà, mio padre. Se non c'è paga era fuoco carabinieri. Papà, ma io tengo un'attitudine a fumare i voli. Papà. Ma te mai controllato in tuo portafoglio? Perciò mi mancavano i soldi, voi entri se me ne accorgo, perché io sono marivolo proprio per natura. Ma mannaggia la miseria, perché ti incaponisci? No, se un caponetto era fuoco da avvenire, proprio se un caponetto, sta niente da fa. Allora, sto parlando con te. Ma aspetta, hanno bussato la porta. Che... Ma quale porta? hanno bussato la porta. No, sono io che ci ho fatto coppa da... Ha fatto come la barzelletta? No, come la barzelletta, è venuto con Corunno, perché ma sennò... Ma chi l'hai no? Seduto proprio? No, sono io, ci ho fatto la mano così. Poi che...
Ma chi stai scendendo? Ma che non mi nudi, ma no, ma oh, è a Barzelletta, ma non sei a Barzelletta? Quella Barzelletta. Ma pensate, trovo figli vicino a padre della Carabinieri. No, aspetta, ma con Taroppo, Carabinieri. No, no, io, guarda, manna, via, manna, via. Oddio, ma no, senta, ma a Barzelletta. A Barzelletta, tuo figlio. Con la Barzelletta, a scuola mi prendono in giro, che io sono figlio di un carabiniere. O padre, sono orgoglioso, carabiniere, carabiniere Ommo, carabiniere Ottero, carabiniere... Papà, la porta. Stai a papà, vado io. No, brigati, entra in carica, va chi? Quanto? Ma che ma rava, sta rava. Bussando alla porta? Non sta bussando nessuno. Non lo lasciamo fuori. Lasciala fuori. Aspetta fuori, aspetta, stiamo parlando. Quando mi fanno tutto, mi rimane qui. La porta, non ne sta. Non è, non è. Assomori. Io nessuno dice che io sono carabinieri contro la voglia e sono carabinieri, contro la voglia. Questa è la differenza tra me e te. Io ci voluto fare sempre un carabiniere, non contro voglia, sempre. Poi mi convinto la picceria. Certo. A sui pure di una capatosta. Io ho sempre avuto passione per la detection, per l'investigazione, per scoprire i malviventi e cose. Sono cresciuto in televisione che i casi dei Maigret. A casa di chi siete cresciuti? No, i casi del commissario Maigret, non avete mai visto quando erano piccirini? No. A casa del commissario? No, sì, ma nonna. Ah, i nonni erano commissario? No! Ma mi trattavano buono. Ma come trattavano buono? Maigret, come ti ha già spiegato? Maigret. Io sono sempre stato una persona onesta, a me è sempre piaciuta l'arma. Lo era. Maresciallo, qual è stato il caso più importante che avete risolto? E una volta mi ricordo stavo in questura a Napoli. Come mai? Non ci state mai? Facemmo un grande sequestro di sigarette contrabbando. Ma raccontate, ma sì, io. Mario Merlo. No, Mario Merlo facevo contrabbandire, si va chi là tu l'altro. Ma quale spiaggia? Facevo carabiniere, appostamento. E sei amico Cucurullo e De Rosa. Cucurullo è muro. È pure De Rosa. È pure che le 20 anni mancando pure, mi sta d'accordo? Ma se sta il signore morto tutto quanto. Ma sono buono. Insomma, basta. Facettemi su sequestro di sigarette, so che cacci di sigarette. Facemmo la nottata a stilare il verbale. C'è. Io allora ero un forte fumatore. Ma che state dicendo? Ma ci mai stai fumando? Beh, ho dovuto smettere perché. Ti è passata la botta in birra. Manca la botta, ma me la tende. Insomma, basta, durante la nottata scrivi, fornetti di sigarette. Allora la tentazione, la voglia di fumare era forte, sfilai in un pacchetto. Alzate rubate! Ma vanno mi sono scoglio in galera? No, per un quando andate fatte? Ma per un pacchetto di sigarette potevano in galera. Ma gli arresti domiciliari? No, signore, era un pacchetto. Se l'essimo fatto noi stessimo all'ergastolo di giù. E intanto ebbi un semplice richiamo. Un fanino semplice. Che per fa? Quel richiamo che giocai alla promozione. Era? Mia moglie non me l'ha mai perdonata. Cagami questo. Mi ricordo quella volta io. Ma lascia perdere, tu che ti metti a famiglia. Ma io sto raccontando. Ma che tieni interessante a raccontare? Tu metti come maresciallo, chi sta raccontando le cose? Sette cose. Siediti. Di me, da raccontare pure isso. E tu te che raccomandi la competizione? Io invece... Io volevo fare carriera in decelleria. Sempre piaciuto l'ordine pubblico. No, non ci mai supportato. Solo che io avrei la partita di Napoli in Coppa Stadio gratis. Ah, perciò. Ma io vado in Coppa all'Evere. Ah, sì? Non Coppa a vista, Coppa Prata. E insegna, io volevo vicino e tale, pensavo che era più alta vicino. Cioè, se cade la televisione e tale qua. Pensavo che era vicino. Ti pensavo? Era più lungo. Era troppo bello, ma solo che poi succedevano sempre immazzato. Per forza. Una volta mi ha detto qua scangava, una volta mi ha detto un manganello per realità, uno mi sputò in faccia. Oh, che hai fatto? Ma mi si scai, mi vedi a casa con pure Ivano che i popcorn e patatini, ma gli è meglio, ma lì la verità, la verità viene sempre a galla. Ma mi si scai, che è? Si è pigliato con perché non mi ha fatto racconto lo fatto. Ma poi mi creatura. Racconta pure tu, racconta fa pure la storia tua, una cosa veloce però, andremo di me a perdere. Voglio condoni. Arisci, però. Io buonis. Lascia perdere. Mi ricordo quella volta. Visto è tutto il contrario, ma risciati, capì? Fui mandato in missione all'estero. Arisci in Afghanistan, a Dubai, a Caivano. Oh, facete tutta l'asse mediana. Tutta mezz'ora di macchine dove ci. Si trattava di sventare una discarica abusiva. Chi lo è sta? Quella mattina il sole sorgeva alle 6:23. Si è fatto l'almanac del giorno dopo. Fa un breve. Io mi sono 7:05. E 5:04. E l'otto già stava là. Oh.
L'appuntamento serve 5 pomeriggio. E chi gli sta a fare? Chi gli sta arrabbiato di scale? C'è 8 ore di fatica. Fatte l'otta sera mi trovai in bazzo, 4 caimanisti. Braccio, come bazzo! No, un bazzo, un bazzo, un faccio. Bazzo! Vis-à-vis, di fronte. Ho capito su lui quando parla. Certo. Io guardavo a loro e loro guardavano a me. Oh, io guardavo a loro e loro guardavano a me. Quando voi non guardate, che succede? Bella e buono, più lungo di caimanisti. Bacci a me, mi ricette. Voglio una chiglia. Era curto, era lungo qui. Lascia perdere, andà a applicare, sennò non fornisce. Senza perdermi, Damino. Danimo. Danimo, non garra su. Una. Senza perdermi, Damino. Ai zai, ma. Oh, resta un gol a tutti e quattro. No, no. Ne mattista uno su. No, no. Castro, pacra, salutare. Buonasera, e mi fui a tre a casa. Ma si può venire a diavolo come carabiniere, ma come si può fare? Arrivato a casa, ai zai subito il telefono e chiamai a caserma. Ah, chiedesti rinforzi? No, no. La volante. No, 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 no. Ci teneva la freva che non potevi. Ma che figliacchia. Tanto hanno di 2 litri ma dormendo. Ma che figliacchia. Ma che coraggio. Pigliava paura, capisci? Certo. E da quel giorno mia moglie non me l'ha mai perdonata. Stavo facendo pure una capire che sto mi ha fatto voi, ma riesci a... Sull'uovo finale, dalla quale è esso. La verità. La verità. La verità è che siamo 3 poveri disgraziati. Ma dico, sta poca fa, c'è un merdame che sta accanto a Basentani, 15 augusti, andando in auto velox, senza una macchina che passa. Questa è. Ma con 300.000 euro la nostra vita cambierebbe da così a così. Sicuro? Immaginate, tu con 300.000 euro, yeah, se tenisse 300.000, che ti accattassi? Una grande macchina. Ui, una grande macchina, che macchina ti accattassi? La Panda. La nemichita e viva la Panda. Usate. Pure. E poi ci metti impianto a gassaco. Eh sì, non ci metti, e il rodo lascialo liscio, perché sì. Si mette il rodo nuovo che lo troppo che no, dentro. Ma pure un Mercedes dopo di saccatta. Marisa, dite la verità. Voi se voi tenessi 300.000 euro, che va a cattasso? Io ho detto no. E quando io dico no, è no! Marisa, però non facciamo questi discorsi etici, sono 300.000 euro. Cadono i miei problemi e teniamo tutto qua. Non è una da sana innanzi a reti rapini scombinati a rischiare la vita per 1.500 euro al mese, Marisha. Quante volte gli amici ci invitano a cena, oh, hanno aperto un ristorante di sushi, ah dai andiamo, andiamo, è un po' caro, dai con la fedora, bozzoni. Perché in butto in me, Marisha, ci mettiamo i scuoni e diciamo, non teniamo i soldi. Quante volte i nostri figli ci chiedono, papà, voglio la scarpa firmata, papà, voglio la maglietta firmata, dice, papà, te la firmo io, papà, è meglio la firma di un carabiniere che di uno stilista, perché ci vergogniamo pure nei confronti dei nostri figli. Ma riesce a 300.000 euro su 300.000 euro, è vero, 300.000 euro non ci cagna la vita, ma a me ne può cagnare la macchina a cuno. Pronto? Sono il maresciallo Capuzzo. In località Monticchio, all'altezza del chilometro 31, abbiamo rinvenuto uno zainetto contenente 150.000 euro in contanti e una busta di cocaina da 5 kg. Stiamo portando tutto in caserma. Ascia, ma che ti fatto? È mancato un coraggio. Ma quando va? Ma mi si ha paura. Ma che cosa? Ma che stai dicendo? Un coraggio. Un maresciallo di coraggio ne ha da vendere. Ma quale paura? Ha ragione, maresciallo. Il coraggio è una cosa che esce quando sai che stai per fare una cosa giusta. E questa non era una cosa giusta. Noi siamo carabinieri, abbiamo giurato fedeltà alla patria. Ha ragione un carabiniere, il nostro maresciallo. Non è una questione di coraggio, è una questione di onestà. E noi siamo gente onesta, anche noi siamo carabinieri. Signor tenente, che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Menghia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette.
specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo momento.